rischio girone C per il Teramo. Dopo la promozione in Serie B del Trapani, per la squadra che l'anno prossimo sarà guidata da Bruno Tedino, c'è la possibilità sempre più concreta che sia il girone meridionale, la casa della stagione 2019-2020. Questo perché le formazioni a sud dell'Abruzzo non bastano a completare un organico da 20 compagini. Allo stato attuale, infatti, sarebbero 16 se si escludono anche le due laziali, Rieti e Viterbese. L'Arzachena ha difficoltà nell'iscrizione, ma le sarde, come prassi abbastanza consolidata, finiscono di consueto nel girone nord-occidentale, tendenzialmente insieme a Liguria, Piemonte e Toscana, che è una delle regioni maggiormente rappresentate, visto che in vetta c'è la Lombardia con 9 formazioni. In un ipotetico raggruppamento a 20, come spiega anche il portale specializzato tuttoc.com questa mattina, il diavolo sarebbe in compagnia delle grandi piazze del sud. Sfide affascinanti, non c'è che dire, come quelle contro il Foggia, anch'esso in apnea coi Sannella che l'hanno messo in vendita ad 1 euro, Bari, Avellino, Regina, Catania e Catanzaro. Grande pubblico sia in casa che in trasferta, ma anche la sensazione che provare subito a vincere non sarà affatto semplice. Nel girone B, quello che il diavolo ha giocato nelle ultime stagioni, infatti, finirebbero una parte, ma non tutte, le lombarde, Albino Leffe per Albisalò e Giana, le venete, a cui si è appena aggiunto l'arzignano, le romagnole, ma non il Piacenza, e poi giù fino alle Marche, a quella San Benedettese che, almeno stando alla ricostruzione fatta, rappresenterebbe l'ultimo baluardo a sud del raggruppamento nord-orientale. Anche l'Umbria sarebbe divisa in due, il Gubbio più a nord andrebbe nel girone B, la Ternana più a sud andrebbe a braccetto col diavolo nella parte meridionale. Insomma, un vero e proprio girone infernale, ma solamente sulla carta in questo momento, perché dopo la deadline del prossimo 24 giugno per l'iscrizione al campionato, gli organici completi e definitivi ci saranno solamente il 12 luglio, qualche giorno prima che il Teramo parta per il ritiro, che non dovrebbe però essere più a Revisondoli, ma in un luogo tra Celano e Pescina. La società avrà un budget importante per la categoria, per far fronte ad un campionato, se le previsioni dovessero essere poi confermate alla prova dei fatti, davvero complicato. Come detto, Bruno Tedino costruirà insieme ai dirigenti un organico di livello per provare a dare una sterzata rispetto alle stagioni che il diavolo si è appena lasciato alle spalle, di sostanziale sofferenza e con il dichiarato obiettivo di mantenere la categoria. Stavolta la storia, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere diversa ed è per questo che una volta risolti i discorsi col passato, inizierà il progetto di rilancio per una Serie C vissuta possibilmente da protagonista.